Morricone non è strutturato per improvvisare. Poi abbiamo cominciato l'attività dei Calibro 35 con un brano che si chiama Trafelato, che in realtà è uno dei tanti brani del periodo cinematografico di Morricone in cui aveva, secondo me per sveltire il processo compositivo per il cinema, inventato un sistema di modularità, cioè lui prendeva schizzi e idee, le sovrapponeva ad altre, soprattutto per i brani di tensione, di horror, di thrilling, di poliziesco, che funzionavano molto bene, insomma, perché in realtà, non so, c'è il Piombo di Cristallo, è un buon esempio, insomma, i brani quasi tutti non hanno quasi mai un tema, sono sovrapposizioni di cose. Lui secondo me con un paio di paginette se la cavava e sfornava 40 minuti di musica, semplicemente assommando. Ad esempio molti non sanno, ma la colonna sonora di Giù la Testa c'ha un paio di brani di cui esistono 5 o 6 versioni diverse, perché erano costruiti così. Tipo c'è una parte B in cui ci sono alcuni strumenti che fanno una cosa, una parte A ne fanno un'altra, li mischiavo insieme, magari faccio anche dei lavori un po' di nastro, magari faceva fare pure i tecnici. Quel tipo di materiale si presta per improvvisazione, ma di base secondo me è un materiale che lui lo faceva per completare delle colonne sonore scritte. La sua ottica erano dei riempitivi, perché lui di suo è uno che scrive. Linee, melodie, armonie, ritmi e forme. E sono molto precise, cioè sono molto precise. Quello che secondo me ha avuto lui di grande fortuna e che ha reso anche insomma, quello che è Morricone come lo conosciamo, è che questa cosa l'ha fatta in un periodo storico in cui aveva dei musicisti incredibili. E quindi quelle linee, quelle forme, quelle melodie, quelle armonie e quelle strutture lì date in mano a Alessandroni, che è quel famoso fischio suo, insomma, o dall'Orso, Orlandi, o tutte quante quelle persone che giravano negli studi di registrazione tra le RCA e non solo, i colori li vedevano loro. Poi c'è stato anche un altro personaggio, che prima si cita pochissimo e che non compare neanche nel film Tornatore, che non era strano, un tale Bruno Nicolai, che compare spesso come firma di direzione delle primissime sue colonne sonore, la prima trilogia se non sbaglio. Ho scritto musica di Ennio Morricone diretta da maestro Bruno Nicolai, perché probabilmente lui era il preparatore, si interfacciava con i musicisti, quindi Morricone gli arrivava con le linee, le melodie, le parti, e però Nicolai poi gli assegnava e consigliava al chitarrista, magari fai un suono complicato di questo tipo, fai una cosa diversa, bassista magari usa il bass X, che ne so. Secondo me questa è stata la sua fase ed è stata quella che comunque ha fatto scuola anche lui stesso, e poi sì, insomma, per me l'idea di questo concerto ad esempio è un'improvvisazione molto poca, ce n'è molto poca ed è inevitabile che sia così. Mettersi a stravolgere Morricone, mettersi a improvvisare dall'inizio alla fine, secondo me non fa un gran servizio a nessuno. Questo per me è uno dei concerti più difficili che ho fatto in vita mia. Dico, ogni volta che devo fare questo concerto io lo affronto con ansia, anche perché Morricone per me è comunque un argomento complesso, irrisolto. E quindi per farlo abbiamo bisogno di potenziale organico e abbiamo scelto queste 3 persone qua in particolare perché sono tra i più cari amici e tra i migliori musicisti che ci sono secondo me in Europa. Cioè, senza proprio essere, come dire, credo di essere anche restrittivo secondo me. Paolo Reineri suona la tromba e il flicorno, è lo strumento fondamentalmente principe degli strumenti a fiato per Morricone, lui era trombettista e ci sono tantissime parti di tromba, non soltanto il western, ma tantissime cose che dialogano, ed è lui bravissimo, cioè, trombettista contro fiocchi, lo sentirete. Sebastiano De Gennario è il mio socio, nel 1940, il mio sodale di sempre, il mio fratello acquisito, insomma, persona che ha fatto più musica bella della mia vita in questi anni qua, e lui suona tutte le percussioni, che è un altro strumento fondamentale, cioè colori percussivi sono fondamentali, Morricone non puoi prescindere. E poi c'è il gioiello di questa formazione qua che è Valeria Sturmbacher, che suona il violino, suona il theremin, quindi copre anche una parte di archi, altro strumento fondamentale, e poi canta come e dall'Orso. senza essere da Dell'Orso, essendo sempre se stessa, perché è un talento allo stato puro. E se l'avesse conosciuto Morricone, secondo me faceva parte del suo entourage musicisti 100%.